Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Si è svolta a Palazzo Cesaroni la presentazione dell'analisi dei flussi elettorali relativi alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Ce ne parla Marco Paganini. La Lega ottiene un risultato storico. Fratelli d'Italia aumenta il proprio consenso, calano invece PD e Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle si afferma come primo partito in Umbria. Questi risultati delle elezioni politiche del 4 marzo, analizzati da ricercatori e statistici, presentati nella sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria dal professor Bruno Bracalente. Dal report emerge inoltre che i giovani hanno partecipato al voto in modo molto consistente. Secondo i ricercatori, il quadro emerso alle politiche del 2018 non può essere proiettato sulle prossime amministrative. I 150.000 elettori in più che si sono registrati il 4 marzo al prossimo appuntamento resteranno probabilmente a casa e sono costituiti per lo più da elettori di centrodestra. C'è un elettorato molto mobile da cui proviene una forte domanda di radicale cambiamento, intercettata prima dal Movimento 5 Stelle nel 2013, poi dal PD di Renzi nel 2014 ed ora dalla Lega, che beneficia di flussi di voti dal PDL, Movimento 5 Stelle e PD. Una domanda che permane e che potrà portare dunque ad ulteriori rilevanti modifiche nei flussi elettorali. L'analisi dei flussi individua alcune conferme ed evidenzia delle novità nei comportamenti elettorali degli umbri. La conferma principale che vediamo oggi è il consolidamento, diciamo, del voto al Movimento 5 Stelle, che mantiene sostanzialmente il voto del 2013, tuttavia è una conferma tutto sommato un po' ingannevole, perché in realtà il Movimento 5 Stelle è attraversato da flussi rilevanti. In questa occasione, per esempio, ha ceduto voti in misura non trascurabile la Lega, voti che aveva acquisito nelle elezioni precedenti. Quindi quella è, diciamo, forse la parte stabile del risultato elettorale, però relativamente, come dicevo, relativamente stabile. Invece la novità evidente è il voto alla Lega, che è un voto che ha avuto un andamento esponenziale. Era praticamente nullo nel 2013, già le regionali del 2015 aveva raggiunto 50.000 voti, in queste attuali ha raggiunto i 103.000 voti, quindi 100.000 voti in più in 5 anni e 50.000 in più dalle ultime regionali. Questa è la novità fondamentale. L'altra novità molto rilevante è che il PD ha perso tanti voti anche rispetto alle politiche precedenti, un'enormità rispetto alle regionali del 2014, e questi sono andati sia al Movimento 5 Stelle che alla Lega. Il dato del ritorno al voto di circa 150.000 elettori è un'altra caratteristica delle politiche 2018 in Umbria. La composizione del non voto, di quelli che si sono astenuti e che tornano a votare, quelli che si sono astenuti in elezioni considerate meno importanti per una certa fascia di elettorato, e quindi alle europee, ma anche in misura ancora maggiore alle regionali, la composizione di questi elettori che si erano astenuti in quell'occasione e che sono tornati a votare oggi è abbastanza diversa. Gli elettori che si erano astenuti alle europee e che si sono tornati a votare oggi sono prevalentemente di centrodestra, vengono soprattutto da Forza Italia, in parte anche dal Movimento 5 Stelle, che probabilmente li aveva presi a sua volta ancora sia dal centrodestra che dal centrosinistra, ma forse prevalentemente dal centrodestra, quelli che sono tornati poi al voto. Resta da comprendere quanto la stima dei flussi elettorali del 4 marzo possa consentire di prevedere gli esiti delle elezioni amministrative in importanti città umbre e delle regionali del 2020. Sarà una situazione sicuramente molto diversa, perché un po' legato al discorso di prima sull'astensionismo, quando si andrà a votare la prossima volta per le amministrative e anche per le regionali fra 2 anni, probabilmente mancheranno di nuovo quei 150.000 che oggi sono tornati a votare e che non avevano votato per le regionali precedenti. Chi sono quelli che non torneranno a votare? Penso, se è vero quello che ho detto prima, potranno essere anche trasversali, ma credo che siano soprattutto elettori a questo punto, dopo
la sconfitta del PD, non c'è tanto bacino lì da cedere al non voto, saranno soprattutto voti degli attuali vincitori, e cioè soprattutto del Movimento 5 Stelle e della Lega, che alle regionali tenderanno a presentarsi meno alle urne o comunque a esprimere un voto per una lista. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato la delibera di giunta che recepisce la donazione del Teatro Turreno alla Regione Umbria e al Comune di Perugia da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Il servizio. Approvata con 15 voti favorevoli e 2 astenuti, i consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera di giunta con cui si recepisce la donazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia del Teatro Turreno e dell'annessa Turrenetta per un terzo alla Regione Umbria e gli altri 2/3 al Comune di Perugia. L'atto comprende anche la disciplina dei rapporti con il Comune, cui la Regione dona la sua parte e mette a disposizione risorse per circa 3 milioni di euro, riservandosi l'uso gratuito dell'immobile per eventi o convegni di interesse regionale, almeno per 2 giornate l'anno, più altre 4 giornate di possibile utilizzo a tariffa agevolata. Proprio queste condizioni hanno motivato l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, che ritengono l'accordo non soddisfacente per la Regione e troppo sbilanciato in favore del Comune di Perugia. In aula la Presidente Marini ha innanzitutto ringraziato la Fondazione, che ha donato l'opera alla comunità, quindi ha ricordato le scadenze. Per ora, ha detto, oltre alle risorse della Fondazione ci sono quelle della Regione Umbria, circa 3 milioni. È importante che l'amministrazione comunale riesca a impegnare le risorse disponibili, perché le regole sono cambiate e bisogna dimostrare i progressi fatti anche in rendicontazione intermedia, già prevista al 31 dicembre di quest'anno. Uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi e contrasto al bullismo, i temi trattati nella riunione della terza commissione. Paolo Giovagnoni. La terza commissione consiliare presieduta da Attilio Solinas ha approvato all'unanimità dei presenti Solinas, De Vincenzi, Carbonari e Rometti la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Porzi e Rometti riguardante la disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. La proposta di legge riguarda la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e educatori in ordine alla gravità del fenomeno bullismo. La Regione promuove iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo, sportivo e sanitario sui temi della legalità, del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete. Saranno attivati programmi di sostegno in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni, anche programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo. La Commissione Sanità è tornata anche ad occuparsi della proposta di modifica della legge sull'utilizzo medico dei farmaci cannabinoidi presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Maria Grazia Carbonari. L'unico problema che si incontra nell'applicazione della legge è la carenza di cannabis rispetto alla grande richiesta dei malati. I medici hanno iniziato a prescriverla e la legge non si limita all'utilizzo nelle terapie del dolore, ma già oggi ha uno spettro di applicazione più ampio, quindi non si ravvede la necessità di modificarla. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla salute Luca Barberini. I 100 kg l'anno prodotti dall'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze e anche i 20 kg di cannabis che la sanità pubblica può acquistare ogni mese dall'Olanda sono risultati insufficienti a garantire la continuità terapeutica su tutto il territorio nazionale. Alla soluzione di questo problema sta provvedendo il Ministero della Salute, che ha annunciato l'importazione di farmaci cannabinoidi anche dal Canada. Audizione in prima commissione degli studenti del progetto PEO School sul programma di lavoro della Commissione Europea. Davide Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha ascoltato in audizione gli studenti di 8 istituti superiori sul programma di lavoro della Commissione Europea per l'anno 2018. I ragazzi hanno partecipato al progetto PEO School di cittadinanza attiva europea, ideato e realizzato dalle strutture dell'Assemblea legislativa, che ha coinvolto più di 200 studenti dell'Umbria. Hanno partecipato alla riunione anche alcuni consiglieri regionali e la presidente dell'Assemblea, Donatella Porzi. Non vi diciamo sarete il futuro, siete il presente e insieme a noi vogliamo costruire un futuro che speriamo possa essere
adeguato alle vostre aspettative, adeguato a quelli che possono essere gli obiettivi che insieme dobbiamo stabilire. All'audizione hanno preso parte 82 studenti delegati dei 228 provenienti da 7 istituti superiori dell'Umbria e uno di Acqua Pendente. Nel corso dell'audizione gli studenti hanno illustrato le 17 osservazioni al programma di lavoro della Commissione Europea 2018 che riguardano 6 ambiti principali: libertà d'espressione in un mercato unico digitale, l'Europa dei giovani, una unione economica sostenibile, un Mediterraneo coeso, l'Europa 27 riunita in una sola voce, diritto alla vita e all'autodeterminazione. Quest'ultima è risultata l'osservazione vincitrice in seguito al voto che gli studenti hanno espresso sulla piattaforma con metodo Schulz, visto che PeoSchool è anche un parlamento elettronico online progettato per ottimizzare i processi decisionali. La discussione avviata in prima commissione sarà ampiamente sviluppata durante il GIA Day, una simulazione del Parlamento Europeo dei Giovani che si svolgerà a Palazzo Cesaroni il 10 e l'11 maggio prossimi. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha espresso perplessità sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo che consente agli Stati membri di utilizzare la riserva di efficacia per sostenere gli impegni di riforme strutturali assunti nel semestre europeo. Continua in seconda commissione, presieduta da Eros Brega, l'iter della proposta di legge del consigliere Attilio Solinas che mira a disciplinare le emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto d'origine. Dopo aver ascoltato i rappresentanti del Comitato Anti-Inquinamento di Olmeto e dell'area circostante, è stata la volta dei tecnici dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente che hanno, tra l'altro, rimarcato la necessità di un testo normativo regionale in materia. Ed anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.